Murphy e Bobet, guardiamoli ora, alla partenza, perché poi non li vedremo più, accidiosamente relegatisi nell'anonimo del gruppo di coda. Dopo soli 15 km di corsa, il belga De Groot e lo svizzero Bovet sono in fuga, dando così vita al primo episodio saliente della gara. Per 3 giri continuano in testa senza che il gruppo si decida ad inseguirli. Fornara con azione potente li raggiunge da solo ed il terzetto di punta guadagna sempre più terreno. Sembra un grosso banco di tartarughe il gruppo formato da una 50ina di corridori, fra i quali gli assi favoriti si disinteressano della corsa, favorendo a metà della gara l'episodio conclusivo. In testa infatti si è formato un gruppetto di una decina di corridori, fra cui 3 italiani. A 3 giri dal termine, il belga Ockers, dopo uno spettacoloso inseguimento, nel quale l'ha coadiuvato il nostro coraggioso Monti, ma che resta staccato, raggiunge i fuggitivi. Il 35enne Ockers prosegue negli ultimi chilometri la sua azione poderosa. Si stacca da tutti e taglia vittorioso il traguardo del campionato del mondo. Il lussemburghese Schmitz, il più giovane di tutti, è secondo. Mentre il nostro Nencini finisce quarto, battuto dallo sprint di De Ricke. Anche Gemignani cede in volata a Janssen e il tenace Fornara termina settimo. Stan Ockers veste così la maglia iridata.